Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come eliminare un soggetto o un qualsiasi oggetto all'interno di un video con After Effects. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho importato questo video su After Effects appunto e quello che voglio andare a fare è togliere questa ragazza in modo da lasciare solo il paesaggio. Come prima cosa andiamo a creare una maschera, quindi clicchiamo sul nostro video, andiamo a selezionare lo strumento penna e praticamente andiamo a selezionare una maschera intorno al soggetto o l'oggetto che dobbiamo andare a eliminare. Quindi io vado a fare una maschera di questo tipo, la sistemo in modo che selezioni tutta la mia persona, nel mio caso appunto la ragazza. Una volta fatto questo, selezioniamo il nostro video, clicchiamo M in modo che ci apra appunto la maschera e qui di fianco a maschera 1, come vedete c'è aggiungi, noi dobbiamo andare a fare sottrai in modo da ottenere il risultato inverso, quindi ci taglia il nostro soggetto e ci lascia tutto lo sfondo. Ora dobbiamo andare praticamente a tracciare la nostra maschera in modo che segua il nostro soggetto. Per farlo clicchiamo su maschera, non sul livello ma appunto sulla nostra maschera, andiamo su tracciatore. Se non l'avete qui nel pannello qua di fianco, andate su finestra e marcate tracciatore. Come vedete, se noi selezioniamo solo maschera ce lo dà in questo modo, se noi selezionassimo appunto il video ci darebbe le opzioni di tracciatore in tutt'altro modo. Quindi selezioniamo la nostra maschera, qui lasciamo posizione, scala e rotazione e quello che dobbiamo andare a fare praticamente è fare tutti i tracciamenti della nostra maschera in modo che segua appunto il soggetto. Quindi o andiamo avanti fotogramma per fotogramma e andiamo a sistemare di conseguenza la nostra maschera in modo che segua il nostro soggetto, oppure facciamo play e nel caso ogni tanto ci fermiamo, andiamo a sistemare la nostra maschera anche in questo caso, vado leggermente a modificarla, insomma in modo che il nostro soggetto rimanga sempre all'interno della nostra maschera. Una volta fatto questo, io adesso non lo faccio per tutto il video, tanto comunque la procedura è questa, adesso è giusto per farvi vedere. Comunque, una volta andato a sistemare il tracciato della nostra maschera, quello che dobbiamo andare a fare adesso è, tramite l'opzione riempimento in base al contenuto, questo qui, anche qua se non ce l'avete, andate a finestra e andate a spuntare riempimento in base al contenuto, andiamo praticamente a dirgli di sostituire la nostra maschera in base al contenuto che ha di fianco. Questa è un'operazione che fa lui in automatico, quindi diventa molto comodo appunto in questo caso. Noi non dobbiamo fare altro che andare appunto a selezionare l'oggetto che vogliamo rimuovere e di conseguenza il software fa tutto al posto nostro. Quindi gli andiamo a dire superficie come intervallo. Nel caso abbiate tutto il video completo, lasciate a durata completa, altrimenti come nel mio caso che io voglio fare ad esempio solo questo secondo e mezzo, questi due secondi, per non evitare di avere una procedura molto lunga visto che va comunque fotogramma per fotogramma a cambiare il nostro sfondo, ci basterà andare a selezionare appunto la nostra area di lavoro, che non è altro che, come vedete, questi segni blu
che ci vanno a delimitare appunto l'area interessata. Quindi io mi porto con i miei due marcatori blu all'interno di questo range, che sarebbe quello dei miei fotogrammi che sono andato a fare, in modo che lui mi calcola solo questa porzione di video, altrimenti davvero ci metterebbe molto più tempo a calcolarmi tutto il video. Quindi io per comodità gli dico di andarmi ad applicare l'effetto solo su questa parte di video, dopodiché facciamo genera livello di riempimento, lui ci chiederà dove andare a salvare tutti i fotogrammi che andrà a creare, quindi voi selezionate appunto la cartella dove volete salvare questi fotogrammi, fate salva e lui in automatico andrà pian piano a farvi tutti i fotogrammi in modo da riempire la vostra maschera. Una volta finito di calcolare appunto tutti i fotogrammi, il risultato finale risulterà questo. Come vedete, lui è andato a togliere perfettamente, adeguando il contorno del video alla maschera, in modo da andare a eliminare completamente il nostro soggetto. Questo è molto comodo perché fa praticamente tutto il software. L'unica cosa che dobbiamo andare a fare noi, appunto, è selezionare la maschera e praticamente fare il tracciato della maschera, però risulta molto più comodo che magari farlo manualmente, fotogramma per fotogramma. L'altra soluzione appunto sarebbe quella di salvare il fotogramma iniziale. Per farlo ci basterà fare composizione, salva fotogramma con nome, uno lo va a salvare come file appunto, lui lo salverà come formato Photoshop. Su Photoshop dovremo andare tramite, vado a eliminare un attimo la maschera, giusto per fare un esempio. Su Photoshop praticamente dovremmo andare tramite il timbro clone a eliminare il nostro soggetto, reimportare l'immagine appunto su After Effects e andare comunque lo stesso a fare un tracciamento, perché naturalmente la nostra parte di disegno, se noi prendiamo il fotogramma iniziale, come vedete, muovendosi, anche il nostro disegno dovrà andarsi ad adeguare appunto alla profondità di campo. Quindi questa è la soluzione sicuramente più veloce e anche con un miglior risultato, perché come vedete va perfettamente a togliere il nostro soggetto. Ovviamente qui adesso non ce lo dà perché io ho selezionato solo questa parte di lavoro. E niente, questo è un tutorial molto semplice ma molto utile nel caso abbiamo video in cui dobbiamo andare a togliere parti che non ci interessano o che erroneamente sono entrati nel nostro campo visivo. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo semplice ma utilissimo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!